Luca Quadrelli, capitano e schiacciatore della Rossi Ascensori Foligno, capolista indiscussa di questa serie D maschile, anche oggi una bella vittoria per voi a San Sisto. Sì, via, diciamo che è stata una partita con alti e bassi dal nostro punto di vista, però così è andata bene, abbiamo preso questi tre punti, questo era, diciamo, l'importante. Ci siamo un po' complicati la vita nel terzo set, però va bene così. Tredicesimo successo consecutivo, chi può fermare questo Foligno? Adesso vediamo un attimino, adesso stiamo preparando le prossime due partite, quella contro il Marciano in casa e contro il Cus poi a Perugia. Poi speriamo, insomma, se arrivano questi due successi, facendo sempre i debiti scongiuri, poi speriamo, insomma, che il campionato sia abbastanza in discesa. La prima classificata va direttamente in Serie C, quindi è questo l'obiettivo ovviamente che avete voi, anche se a inizio stagione forse non eravate indicati quelli i favoriti, proprio dicevi Masciano e Cus Perugia forse erano indicati come quelle che dovevano lottare per questo obiettivo. Noi dal nostro punto di vista, sia societario, è stato sempre perseguito, insomma, si è fatta costruire una squadra anche grazie all'acquisto, insomma, di numerosi ragazzi e del mister Gianluca. Abbiamo sempre puntato a una qualificazione diretta. Chiaramente non sapevamo come era il tasso tecnico e il livello delle altre due squadre, Cus e Marciano. Però inizialmente poi con le amichevoli precampionato abbiamo visto che comunque sia non c'era un così grosso gap da colmare, no? Anzi direi fondamentalmente sulle amichevoli, sono precampionato, sono andate appunto tutte quante abbastanza bene a nostro favore. Poi chiaramente poi le altre squadre un po' si sono rafforzate, poi anche noi abbiamo cominciato a giocare bene, poi adesso è la tredicesima vittoria, va bene, insomma.